interessante la ricerca del personaggio di Sara. Da una parte perché ho studiato con la mia coach, che tra l'altro è seduta qui, io ringrazio tantissimo, grazie Anna. E è stato molto interessante perché per preparare appunto il personaggio ho avuto il modo di parlare con due ragazzi kikomori e mi hanno proprio aperto un mondo, nel senso leggere una descrizione di ciò che è il ragazzo kikomori e poi effettivamente parlarne direttamente con lui o lei o una madre o un padre o qualcuno che ha vicino, ti apre effettivamente la visione su ciò che concerne la sua vita. Quindi vediamo dei ragazzi avere anche un loro fuso orario in casa, a un orario in cui di base la famiglia va a dormire mezzanotte, è lì che inizia la loro vita, perché non solo si isolano in casa e da qualsiasi cosa dell'esterno, ma anche da delle abitudini, giustamente magari una persona di base dovrebbe avere. E è stato anche un percorso di crescita mio personale e mi ha fatto aprire gli occhi su delle situazioni anche magari di qualche mio amico che spende troppo tempo davanti a videogiochi, telefono e tantissimi apparecchi tecnologici. E con questo io dico ringrazierò per sempre, poi avere la fortuna di lavorare con Fortunato Cerrino è prestigioso, e tutta la squadra e tutti noi che amiamo il cinema e abbiamo creato una famiglia bellissima e il prodotto si vede che funziona e siamo contenti.